Com'è andata? Cosa avete capito? Avete visto la situazione? Abbiamo visto questa situazione, che è quella che è una discarica. Sì. Le discariche belle non ce ne sono. Purtroppo è chiaro. Si parla di spazzatura sostanziale, del rifiuto. Il problema è quello che abbiamo sempre detto. Purtroppo questo è il risultato di una mancanza di strategia della gestione dell'ambiente e della gestione del rifiuto. E questo è il risultato. Adesso vedremo in questi giorni, signor Presidente, il nostro bravo Presidente, vedremo in questi giorni, domani, con le audizioni. Ecco, voi cominciate oggi pomeriggio sentendo il sindaco di Sanremo e il sindaco di Taggia? Il sindaco ce l'abbiamo domani, no? Domani mattina. Perché sono quattro i sindaci. Abbiamo i due sindaci oggi nel pomeriggio. Sì. Sanremo, Biancheri e Gendruso Taggia. Tutti quelli che sono interessati dove c'è la discarica, sì. Ma può confermare, sono quattro i sindaci che sentirete. Stiamo vedendo di sentire anche il presidente della provincia. Sappa, il presidente Sappa. Sì. Ecco, noi abbiamo ricevuto così un'informativa che domani a mezzogiorno e mezzo da parte della prefettura ci sarà una vostra conferenza stampa, confermate? Infatti adesso noi preferiamo in questa fase non rilasciare troppe interviste, ma sono i colleghi ovviamente che se volete ascoltare li potete ascoltare, perché abbiamo fatto questo prima visita, dobbiamo fare degli approfondimenti riguardo anche alla scorsa venuta, quindi abbiamo bisogno di fare un approfondimento sull'ACAM di La Spezia. Sentiremo Orazio Duvia oggi, che era gestore di un pezzo della comprensorio di Pittelli, e quindi mi metto in mezzo, sì. Quello ci serve per completare il disegno dell'altra parte. E poi alla mezza domani voi verrete lì e noi vi racconteremo un po' cosa è successo, quello che è il resoconto della giornata, delle due giornate di lavoro. E stiamo facendo un'analisi della regione Tucur sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anzi direi quattro. Due, stiamo facendo una verifica sul traffico transfrontaliero dei rifiuti, e quindi ovviamente qui siamo zona di confine, ci sono porti importanti, no, sono i porti che sono molto importanti. L'altra questione, che è quella che abbiamo visto ieri del sito di Cogoleto, perché c'è un sito di interesse nazionale, tra l'altro abbiamo visto ieri, insomma, molto, molto significativo, dico così. Molto significativo cosa vuol dire? Negativo o positivo? No, credo che di positivo in quella vicenda lì ci sia solo l'attività che sta facendo il commissario per cercare di tamponare una situazione molto difficile e complicata. Tutto il resto credo che di positivo non abbia niente. E quindi questi sono i tre temi fondamentali che stiamo affrontando, che affronteremo qua, insomma, con una relazione sulla Liguria che noi contiamo di licenziare prima della pausa estiva. Capito. Senta, da quello che avete visto fino adesso, se lo potete dire, non so, La Spezia, Genova, Savona e Imperia, qual è la situazione? Sono tutte sullo stesso livello oppure c'è qualche provincia che zoppica più delle altre? Fare una classifica di malati è abbastanza complicato. Diciamo che c'è una situazione problematica di emergenza, ma l'ho detto anche l'altra volta, certo. È chiaro che siamo in un'emergenza non dichiarata, su un ciclo integrato dei rifiuti, è chiaro. Adesso so che qualche cosa si sta muovendo, abbiamo letto sulla stampa che su Scarpino qualcosa si muove, che c'è qualche idea di costituire un atto unico, però insomma poi le scelte politiche e strategiche non competono. Ci sono buone intenzioni, però di buone intenzioni è pieno, è lastricato l'inferno, come dicevo. Questo l'avete detto voi adesso. No, lo dicevano gli antichi, che la sapevano lunga. Diciamo che voi lo ripetete, vediamo che cosa succede. Adesso non è che sta il compito nostro dare un giudizio, evitiamo di dare giudizi politici, No. Però non c'è dubbio che c'è un dato oggettivo di una situazione. No, di sicurezza per la popolazione, la politica c'entra perché ha delle... Il dato oggettivo è che è una regione in grande difficoltà. Lei prima ha parlato di porti, dicendo, perché io pensavo zona di confine, e invece ha detto no, c'è il problema dei porti. C'è un problema, è che ci sono i porti tra... No, sicuramente, io capisco. Ci sono quindi tra i più importanti, ci può essere traffico, ecco questo è il discorso. C'è traffico. Ci sono i porti più importanti d'Italia, è evidente che la problematica esiste. È una zona da tenere sotto controllo. Ci sono dei grandi porti, dei grandi traffici commerciali e mercantili, quindi va monitorata, però stiamo facendo un buon lavoro con la capitaneria di porto. Sì, perché c'è Genova sul... Mi fermo qua, Savona, perché sennò la conferenza stampa di domani. Poi volevo sentire ancora un attimo.